di primavera, grazie. Ve li chiamerò uno per uno. Carpinelli Gioacchino. Buongiorno. Scusate l'emozione, però veramente è tanta. Ho detto già, sono Carpinelli Gioacchino. Ho 33 anni, mi sono messo in gioco in questo progetto perché ci credo realmente. Perché penso che si può cambiare realmente se siamo tutti compatti, se vogliamo portare una mentalità nuova, se vogliamo dare dimostrazione che siamo in grado di creare qualcosa di vero, di forte e di nuovo. Non mi dilungherò più di tanto, io provengo dal mondo dell'associazionismo e vivo i problemi quotidianamente. Sono 20 anni che mi presto a interagire con le persone, partendo dai bambini più piccoli alle persone più anziane. Hanno necessità di esprimere la loro opinione, hanno necessità di farsi sentire e di farsi ascoltare. Speriamo di riuscire ad essere il tramite per queste persone, di avvicinare nuovamente alla casa comunale e di farli sentire parte attiva di un progetto e di un paese. C'è una mia associazione che ha come motto fare del nostro meglio per essere pronti a servire. Noi questo vogliamo fare, vogliamo metterci al servizio della cittadinanza facendo il nostro meglio. Grazie. Miranda Ornella. Sono Miranda Fortunata detta Ornella, appoggio questo progetto e, perché secondo me è un qualcosa di nuovo, è un qualcosa che farà rinascere il paese. Io parlo come mamma, in modo che i nostri giovani e i nostri figli avranno un futuro migliore e qualcosa in cui credere. Grazie. Silvina Rolando. Allora, io sono felice di essere qua e orgoglioso di avere tante persone che conosco vicine. C'è qualcosa di nuovo, già adesso. Credo a prescindere da come vadano le elezioni, ci sono delle persone che vogliono creare quella che si chiama una classe dirigente, gente capace di decidere, capace di guardare al futuro in lungo, perché anche io ho i bambini piccoli e lavoro per loro. Dico solo una cosa, io continuerò a fare qua quello che ho fatto da quando sono nato, vivere per gli altri. Foglia Alfredo. Buongiorno a tutti, io sono Alfredo Foglia, ho 24 anni e sono uno studente di architettura. Beh, perché sto con Primavera Cittadina? Perché credo e sono convinto che la politica non sia tutta uguale e tutte le persone che stanno in politica non sono tutte uguali. La differenza esiste e la differenza a Montecolvino oggi è Primavera Cittadina, perciò sto con loro. Grazie. Pascale Gerardo. Buongiorno a tutti quanti, sono Gerardo Di Pascale. Molti di voi mi conosceranno, spero di poter conoscere presto anche tutti quanti gli altri. Volevo ringraziarvi principalmente perché la vostra presenza ci dà calore, ci dà forza, è quello di cui noi abbiamo bisogno. E vorrei ringraziarvi tutti quanti gli altri che hanno collaborato e continuano a collaborare e a lavorare con noi al nostro fianco, ma che non sono candidati. Un abbraccio a tutti quanti, sapete già di chi sto parlando. Voi non sarete mai né davanti né dietro di noi, ma a fianco. Se dovessi parlare del motivo che mi ha portato qui, farei fatica a trovarne uno in particolare. Dovrei parlarvi più che altro di un insieme di cose. Posso parlarvi del disagio che ho provato e che provo a vivere in un paese che purtroppo non ci garantisce più neppure una dignitosa quotidianità. E posso parlarvi anche della passione e dell'orgoglio che mi lega a questa terra, ma più di ogni altra cosa è doveroso parlarvi della volontà che ci unisce
e che ci ha spinto ad intraprendere questa avventura, questo cammino, perché io credo, noi crediamo che al di là delle qualità e delle competenze ci sia bisogno anche di volontà, ci sia bisogno di senso civico, ci sia bisogno di cuore, ed è attraverso questi punti cardini fondamentali e fondanti di Primavera Cittadina che andremo ad operare. Grazie davvero di tutto. Giovanna Spinicelli. Buongiorno a tutti, sono Giovanna Spinicelli, ho 52 anni, vivo a Macchia di Montecorvino Rovella da 33 anni, anche se non sono nata a Montecorvino, sono una montecorvinese. Ho accettato la proposta di candidatura a questa splendida lista Primavera Cittadina perché non solo ha un eccellente programma, ma ha la volontà, l'entusiasmo, la speranza, la voglia di portarlo avanti. E tutti coloro che si sono impegnati con a capo Francesca Pizzuti a portare avanti questo programma sono tutti giovani, che hanno un valore aggiunto rispetto a noi delle altre generazioni, hanno la speranza, hanno il coraggio di dire le proprie idee e il coraggio di raggiungere i propri obiettivi. Questo valore aggiunto per la prima volta è messo in piazza e io sono orgogliosa di far parte di questa lista che rappresenta gli ideali, rappresenta la volontà e soprattutto rappresenta la speranza di poter fare una politica differente dalla politica antica, fatta di giochi, fatta di poteri, fatta di cose che non appartengono per niente a questi ragazzi. Io chiedo a voi tutti che facciate un applauso a loro, che vi vogliate votare o meno, perché con la speranza che hanno dato a noi, danno la speranza anche a tutti i nostri figli, quelli che in questo momento non sono in lista e che magari non sono nemmeno in piazza. Un applauso a questa splendida lista, grazie. Gaetano Citro. Forse io sono quello tra i più conosciuti, visto che sono stato eletto consigliere comunale nell'ultima tornata elettorale. Ebbene, io mi sono dati dei valori da quando ho intrapreso la vita politica. Dignità, onore e coerenza. Dignità perché è un valore a cui credo, un valore morale che credo. Coerenza perché bisogna rispettare i cittadini, perché si può stare dentro, ma l'onore è perché bisogna rispettare i cittadini, la coerenza è perché non si può stare dentro, fuori, per fare la buona politica ci vuole lealtà e dare l'esempio. Questi sono i tre valori che ho trovato in Primavera Cittadina e io spero, sono sicuro che con vostro sostegno e convinto che ci portate alla vittoria. Grazie.